In un gremito auditorium del liceo scientifico Alfonso Gatto di Agropoli si è svolto il consueto Gran Galà dell'Atletica Agropoli, in cui si sono tirate le somme dell'anno appena trascorso, lanciando nuovi progetti e sfide per il 2020. A farla da padrona sono stati gli atleti, che si sono maggiormente distinti nel 2019 tramite i risultati sportivi e scolastici. La serata, magistralmente condotta dal duo formato da Raffaella Giaccio e Claudio Lorusso, ha visto tra gli ospiti l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola, accompagnato dagli assessori Mutalipassi e Lampasona, il sindaco di Capaccio Pestum, avvocato Franco Alfieri, e il vice sindaco di Perdifumo, Rosaria Malandrino, a conferma della grande valenza sociale dell'attività che si sta svolgendo sul territorio. Per la FIDAL presenti il presidente pro tempore della FIDAL Campania, Ugo De Marsico, e la professoressa Rosaria Licchio, presidente FIDAL Salerno. Ad aprire la serata il presidente Angelo Palmieri: se siamo arrivati fin qui è merito dei nostri collaboratori. Ormai l'importanza delle nostre manifestazioni è sotto gli occhi di tutti. Vogliamo crescere nello sport e nel movimento sociale. Siamo arrivati in ogni casa per collaborare ad un evento che senza la collaborazione non ha un risultato. La nostra associazione sia punto di riferimento per far crescere il movimento sociale. E con la forte collaborazione con Capaccio Pestum, negli anni possiamo allargare oltre l'Italia la nostra visione. Cresciamo insieme, cresciamo su tutti gli aspetti. Quello più importante è il sociale. A confermare l'ottimo 2019 interviene Adamo Coppola, che vede nell'atletica il fiore all'occhiello della città di Agropoli. Noi abbiamo vissuto veramente momenti splendidi nella passata stagione. Oggi però siamo qui per programmare quello che dobbiamo fare per il futuro. Infatti ci interessa anche sapere quali sono le prospettive future. Il progetto che avevamo immaginato, Agropoli città dello sport, in questo caso atletica, ormai è un format che funziona. Dobbiamo, il nostro compito ora anno per anno, migliorarlo, farlo crescere, perché abbiamo ancora spazi di crescita, abbiamo ancora possibilità di farlo diventare più importante, più bello, più visto, più conosciuto. È un percorso che dobbiamo proseguire anno per anno, quindi quest'anno un altro step per proseguire questo percorso assolutamente virtuoso. Ad immaginare e programmare una crescita oltre Italia è proprio il sindaco di Capaccio Pestum ad annunciare, in sinergia con la città di Agropoli, un importante investimento per il territorio. Abbiamo già individuato uno spazio di circa 100 ettari tra Pestum ed Agropoli in cui poter far sorgere un grande centro per il tempo libero, divertimento e per lo sport. L'Atletica Agropoli collabora in tanti centri della provincia di Salerno. Dovete venire anche a Capaccio Pestum, l'atletica deve arrivare anche a Capaccio Pestum. E poi invece vi dico che cosa faremo. Noi abbiamo stipulato un protocollo generale tra le due città con Adamo, perché oltre ad esserci un'amicizia con Adamo, lo sapete, una sintonia politica, ma abbiamo siglato un accordo forte tra le due città che vede il fulcro della collaborazione proprio a confine, alla Licinella, dove abbiamo stabilito che in 100 ettari di terreno che ha scarso valore agricolo, perché non vogliamo danneggiare l'agricoltura, una zona di 100 ettari a confine tra Agropoli e Capaccio dovrà sorgere un grande centro per il tempo libero, per il divertimento e per lo sport. E ne abbiamo parlato poco fa, e inizieremo dallo sport e inizieremo dall'atletica, faremo un grande campo coperto dell'atletica. A complimentarsi dell'anno appena passato, Ugo De Marsico, presidente pro tempore della FIDAL Campania. Le parole passione, le parole sport, le parole no al bullismo di Angelo fanno capire come si lavori bene su questo territorio. E la cosa che poi mi colpisce ancora di più, devo dire, come federazione e anche nei rapporti con le amministrazioni, è che qui le promesse si avverano ancora prima che vengano fatte. Io mi trovo di fronte all'attuale sindaco, all'ex sindaco, quindi passato, presente e futuro, direi, tra tutti e due. Quindi c'è veramente da sperare bene per quello che si potrà fare ancora su questo territorio. Magari fossero queste le realtà della Campania, perché devo dire che Agropoli a livello nazionale ormai è conosciutissima, non solo in federazione ma anche al di fuori, grazie al buon operato di Angelo in particolare e delle amministrazioni.